Cos'è? C'è una nuova... purtroppo questo non è un nostro concerto, quindi esatto. Anche se adesso noi abbiamo cominciato a divertirci, di. Tre pezzi sono passati in fretta e dobbiamo andarcene, però prima di andarcene sì. Ringraziamo di nuovo Radio Norba, il presidente stesso di Radio Norba, che ha portato qui noi, ha portato qui tutti gli artisti che hanno suonato su questo palco. Quando qualcuno dà così tanta importanza alla musica non si può fare altro che dargli un po' d'amore, quindi tirate fuori un po' d'amore, gente! Allora gente, fuori comunicando adesso, esatto, che dipende solo da voi. Allora, la serata sarebbe praticamente conclusa, ma invece no! Noi siamo i gemelli diversi, quindi ci dicono di fare una cosa, noi la gente merita, ne facciamo una. Sì. Io ci sto a farne un altro. La cosa più semplice che rinchiude un po' questa nostra carriera di 11 anni, raccontiamo... Sembra che stiano dicendo un nome. Penso che di presentazioni non ci sia bisogno. Non apri lacrime d'ora, chiedi al destino un sorriso chiuso in un sogno la sera, ma... Comunque Mary se n'è andata via, come? L'hanno vista piangere, correva nel buio di una ferrovia, sanno che scappava, notti di sirene in quella periferia, non bastava correre, si dice che di noi tutti ha un po' nostalgia, ma lei... Ma le se n'è andata Mary, sì. Che cammina su sentieri, sta cercando sorrisi sinceri oltre i muri di questa città. No, Mary, sei sui sentieri più scuri, su diario segreto scrivevi, quella bestia non è mio papà. Non ti fermare con noi. Ora ripenso a quando mi parlavi lacrime, dicevi questa vita non la cambio mai. Ci sto provando, sto pregando, ma sembra inutile. E abbracciandomi dicesti tornerò. Guardaccio Mary, tornate in stazione, sai, stringe la mano a due persone, insomma il viso ha cambiato espressione, senza più voce di dolore, ora la bacia al sole, bacia al suo uomo e la bimba, guarda verso l'onore, con quel suo sorriso che dà senso a tutto il resto, protetto da un mondo sporco, ha scoperto troppo presto, ha un'anima tradita, un'innocenza rubata, sai che è la vita con una fiaba, ma ora Mary tornata, una fata, cammina lenta, ma sembra che sia contenta, attenta, una sfida eterna aspetta, ma non la spaventa, era dove suo padre ha smesso di vivere. Mary fissa la sua lapide, versare lacrime impossibile. Si chiedono mai Mary, quella in fondo alla via. Come? È riuscita a crescere, tornata con il giorno in quella ferrovia. Parla di se Mary senza nostalgia.
piange. Lei sa quanto dura questa vita sia, ma lei l'ha cambiata Mary. Camminando su sentieri più scuri, hai trovato sorrisi sinceri, oltre i muri di questa città. No! Sul diario segreto scrivevi: vi vogliamo tutti del mio papà. Con noi, così! Lo senti questo rumore, Conversano? Non è un semplice battito di mani, sono i vostri cuori che battono a tempo con i nostri. Grazie! Avete visto le nostre facce? Eravamo abbastanza, non dico sconvolti, ma entusiasti del vostro entusiasmo. Ci date la vita, veramente. Grazie gente, ehi, davvero. No, a parte che veramente scusate, è arrivato qualcuno sul palco. Abbiamo approfittato della situazione. Sì. È casa vostra, gente. Scusate. Quasi quasi sembrava un nostro concerto. Sono tornati i padroni di casa. Lo sapete, no? Che voi siete tanto quanto noi padroni di casa. Allora io te lo giuro, siamo rimasti abbastanza stupiti dall'affetto che da Lecce a Bari a Conversano stasera ci ha dimostrato la gente dell'intera Puglia! Sì! E allora! Sì, è vero, l'intero Sud Italia fino ad ora ha veramente mostrato il proprio cuore, ma questa sera guarda, guarda Conversano che cos'è. Per coloro che sono al di là del palco, sì, sono coinvolti, sì, 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 anche infatti, là, anche sì, i laterali, perché non è facile vedere, no? Nel senso, a voi e gente, sto parlando con voi, gente. Ciao, parte là, dice lei in ogni dove, davvero, grazie di vero cuore. Anche grazie. Questi dove li mettete in cameretta? Ce ne andiamo, scusate,